Fabrizio Marconi, MMAmania.it, siamo qui col vincitore del main event dello Storm 8, Giuliano Pennese. Giuliano, un'altra vittoria, sottomissione, rear naked choke. Dici un po' quanto ci hai messo del tuo grappling in questo incontro. Parecchio, più che altro stavo attento ai colpi, visto che l'avversario era molto bravo come striker, anche a terra sapeva il fatto suo, quindi nel massimo rispetto del mio avversario e delle sue potenzialità ho usato un po' l'esperienza per portarlo alla finalizzazione cercata. Tu sapevi che era particolarmente forte, anche estroso in piedi per quanto riguarda lo striking? Sì, ho visto dei suoi video e ho visto che era, come detto, bene estroso, quindi ho detto sbrighiamoci a portarlo a terra e lavoriamo giù. Una cosa che ho detto anche altri del Lung Moon, sembra che la tecnica americana al Lung Moon riesca particolarmente bene, la dicono quasi tutti e ci stavi riuscendo anche tu. È una cosa, lo chiedo anche a te, è una cosa che studiate particolarmente o semplicemente studiate in maniera molto approfondita i fondamentali dalla side? Studiamo tutte le tecniche da tutte le posizioni in modo molto approfondito, però devo dire che gliel'avevo tirata americana, ma era particolarmente sciolto e allora sono passato un altro attacco. Mi ha sorpreso infatti lì, ho detto vabbè, troviamo qualcos'altro. Tu adesso hai la possibilità di combattere per la finale, per il titolo dello Storm, quindi come ti senti a partecipare, a affrontare questo match titolato, questo futuro match titolato? Lo faremo, ci vorrà tempo e dedizione perché comunque gli impegni crescono ringraziando il cielo con il lavoro e la famiglia, quindi sarà dura ma lo prepareremo, mai indietro, ho sempre detto. Ricordaci un po' quel tempo record adesso da pro? Adesso è 5-1. Complimenti. Oltre la finale dello Storm, hai magari in mente qualcuno per il futuro che ti piacerebbe affrontare, magari anche in altre organizzazioni al di fuori dello Storm? Dove ti dico sembri combattere in casa tutte le volte per il pubblico che hai dietro. Sì. Guarda, di preciso ho tanti nomi in mente e nessuno in mente. L'unica persona che con la quale vorrei rifare in futuro, ma non glielo chiedo perché comunque la sua vittoria è stata netta, è Rafael. Rispetto tantissimo come uomo e come atleta, quindi è l'unica vittoria che vorrei rifare, ma che ho deciso di tenermela. Non gliela richiederei mai perché comunque è una gran persona. Però indirettamente... Ma no, uno impara di più dalle sconfitte che dalle vittorie. Sicuramente. Lui ha imparato tantissimo. Sicuramente, magari indirettamente però è un match che potrebbe essere nell'area. Ma guarda, ti dico la verità, è l'unica persona con cui ho in mente che mi andrebbe di rifare, ma non voglio rifarci. Okay. Cioè, quindi non so se è chiara la cosa. Io penso che un uomo impara di più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ho capito il concetto. Ho imparato tantissimo. E anche perché poi l'ho conosciuto meglio come persona, quindi ho una grande considerazione. Sì, è chiarissimo il concetto. Ringrazia chi ti ha aiutato a costruire questo match. Tutto il mio team del Lung Moon con cui condivido gioia e dolori dell'allenamento perché spesso ci facciamo male tra di noi. Ringrazio tantissimo la mia famiglia che mi sostiene e tutti i miei amici che come sempre vengono qua. Ok Giuliano, grazie ancora, complimenti alla vittoria, ci vediamo per la finale. Grazie, a presto, ciao.